L'ANCE e Confindustria organizzano un importante convegno a Chieti per parlare di infrastrutture. Abruzzo che si trova indietro rispetto al resto del paese, sotto certi aspetti. Ma sicuramente sì, il problema è nazionale. In Abruzzo non godiamo di una situazione migliore, basti pensare al problema dei giorni d'oggi, cioè quello relativo alla 14, che non è percorribile nella sua interezza, con gravissimi disagi che si ripercuotono sulla comunità e sul sistema anche produttivo. Bisognava forse intervenire nel tempo con una costante manutenzione che certamente non avrebbe portato a questa situazione. Pensiamo che si debba intervenire sul nostro patrimonio infrastrutturale, perché bisogna capire che le nostre infrastrutture, il nostro patrimonio edilizio in generale non è eterno, ha un proprio ciclo di vita che si avvia alla conclusione, giacché le nostre opere pubbliche sono state costruite nell'immediato dopoguerra e sono passati oramai parecchi anni. Quindi noi auspichiamo interventi nel settore dell'edilizia che porterebbero benefici sia all'economia in generale, perché sappiamo che l'edilizia è un settore trainante, e sia alla comunità in generale. Abbiamo voluto convocare i principali attori delle istituzioni, compreso del Ministero delle Infrastrutture, sarà presente il Vice Ministro Margiot per porre al centro dell'attenzione tutti i problemi legati all'indotto delle costruzioni, al settore delle costruzioni e al riammodernamento delle infrastrutture. Ma io so che ci sono state diverse segnalazioni sui tavoli competenti, segnatamente il Presidente della Regione Marsilio, nonché anche noi come associazioni di categorie ci stiamo battendo nelle sedi opportune per far sì che si possa risolvere questo tipo di problematica ingessante e molto penalizzante per la viabilità e per tutti i cittadini. Bisogna capire che rimodernare le infrastrutture e mettere in sicurezza il nostro paese è innanzitutto la cosa primaria per tutti i cittadini, ma legata ad essa c'è anche tutto il settore delle costruzioni con tutto il suo indotto, che genera un grande impatto sull'economia e sul PIL del nostro paese.